come l'orologio, che magari una volta caricato, una volta messa la pila, può funzionare più a lungo, ma non è che cambia molto il concetto, è sempre un prolungamento, è sempre un potenziamento di qualche cosa che sta sotto il nostro controllo, magari un modo per durare di più, ma è sempre qualche cosa che sta sotto il nostro controllo. Che cosa accade progressivamente nella storia delle macchine? Nella storia delle macchine che gli esseri umani si inventano. Accade progressivamente questo passaggio dalla tecnica alla tecnologia. La tecnologia che cos'è? La tecnologia è quella dimensione in cui i mezzi, gli strumenti, non sono più qualche cosa che funziona solo se c'è un essere umano che li fa funzionare, solo se c'è un essere umano che li controlla e li attiva. Ma la tecnologia funziona per conto suo, funziona in qualche modo automaticamente. Progressivamente nel passaggio tra gli strumenti tecnici e i dispositivi tecnologici, lo spazio per il controllo dell'essere umano, lo spazio per l'intervento dell'essere umano diventa sempre minore, si riduce sempre, fino ad annullarsi, ed è quello che abbiamo davanti oggi, davanti ai nostri occhi. Faccio un esempio. Quando cambia nel mio smartphone l'ora, si passa dall'ora legale all'ora solare, dall'ora solare all'ora legale, devo stare come per l'orologio meccanico a girare la rotellina e cambiare l'ora? No, automaticamente c'è il collegamento wifi a Greenwich o a quello che è, avviene l'aggiornamento automatico, no? E questa parola un po' magica, aggiornamento, tutte le nostre app sul cellulare, senza che noi lo decidiamo, senza che noi lo vogliamo, possono essere, vengono, anzi, non possono, vengono necessariamente aggiornate. Noi possiamo impedirlo, noi possiamo bloccare l'aggiornamento. Possiamo dire, chiedimi sempre se devo aggiornare oppure no, ma intanto la macchina lavora da sola. Ho fatto l'esempio di questo strumento, ma potrei fare l'esempio di altri dispositivi che ormai sono cominciano a essere abbastanza diffusi. I robot. Non pensate a robot antropomorfi, complicati, eccetera. Pensate a dispositivi come la macchina a guida autonoma, ormai le tecnologie non solo ci sono, ma sono in fase di avanzatissima sperimentazione, macchine di questo tipo, automobili di questo tipo, sono bloccate, non sono commercializzate solo perché ci sono due problemi sostanzialmente. Il primo problema è che non è chiaro ancora, non c'è ancora una legislazione adeguata per determinare la responsabilità e il danno nel caso in cui avvenga qualcosa di scorretto e di disastroso. E quindi c'è una carenza, ma che prima o poi verrà colmata. Dall'altra parte però questi dispositivi viaggiano al meglio, funzionano al meglio solo se hanno a che fare con altri dispositivi. È il cosiddetto Internet delle cose, dove comunicano e si parlano dispositivi tra di loro, senza la mediazione dell'essere umano, un po' sulle nostre teste, il sistema tutor delle autostrade che ci fa la multa, no? E in un contesto come questo, se tutte le macchine sono a guida automatica, non c'è problema, è molto più sicuro, è un contesto molto più sicuro di quello in cui noi quotidianamente guidiamo e utilizziamo le automobili noi. Però per far questo bisognerebbe passare totalmente e subito dalle macchine a guida umana alle macchine a guida autonoma, che è un po' difficile. È una situazione mista. Immaginatevi un po' una Google Car, appunto una macchina a guida automatica a Napoli.
car predeterminata quando c'è il semaforo rosso a fermarsi. A Napoli rosso non necessariamente vuol dire alto, ecco. Quindi, però la tecnologia c'è. Come funziona la Google Car? Funziona perché è in grado, è uno strumento tecnologico, è un apparato tecnologico, anzi un insieme di apparati tecnologici, molti dei quali sono già attualmente in uso nelle nostre automobili. La frenata se mi avvicino troppo alla macchina davanti, la possibilità appunto di utilizzare una velocità costante, le fotocamere, il sensore per la retromarcia, insomma tutte queste robe che sono già tutte insieme, cosa servono, cosa fanno, come qualificano la automobile a guida autonoma come strumento tecnologico e non tecnico. Non solo perché non siamo noi a guidare, ma guidano loro, ma perché questo dispositivo è in grado di, virgolette, imparare, apprendere e regolarsi rispetto al suo ambiente. Cioè interagisce con l'ambiente, vede che c'è un bambino che sta attraversando la strada, vede, tra virgolette, i sensori individuano una forma umana che sta attraversando la strada e la macchina frena automaticamente, interagisce con l'ambiente, autonomamente. Questo è il carattere dei dispositivi tecnologici, hanno un grado diverso, vario, variabile, crescente, sempre più crescente, di autonomia. Quindi i robot non sono quelli dei romanzi di fantascienza, ho visto cose che la mente umana, eccetera, eccetera, tipo Blade Runner. Sono già tra di noi, è il robotino che taglia l'erba del prato, è il riscaldamento automatico che quando viene raggiunta una certa temperatura smette o si rende conto che deve accendersi quando invece la temperatura cala. L'interazione con l'ambiente è quello che è proprio del dispositivo tecnologico e permette a questo dispositivo di agire. Questa è la novità. Questo è il culmine del quarto punto, poi ce n'è un quinto, che vi sto illustrando. Oggi sono i dispositivi tecnologici, non tecnici, che dipendono da noi, ma i dispositivi tecnologici, quelli che interagiscono con l'ambiente, quelli che agiscono automaticamente, quelli che non c'è bisogno che noi li programmiamo, anzi al massimo dobbiamo bloccarli, dobbiamo chiuderli, dobbiamo spegnerli, se no chissà che cosa succede. Peggiore dei casi ci arriva la multa dell'autovelox del sistema tutto, che agiscono. Sono questi dispositivi quelli che agiscono. E allora ecco la questione. Il nostro agire non è soltanto un agire che si rapporta all'agire degli altri esseri umani o dell'ambiente o degli animali o degli altri esseri viventi. Oggi il nostro agire si rapporta con i dispositivi artificiali. Questa è la novità. Lo riprenderò nella conclusione quando appunto cercherò di far vedere tutta l'applicazione di quello che ho detto proprio al nostro ambito, al nostro scenario, allo scenario delle nostre attività. Ma c'è il quinto punto che voglio approfondire, che riguarda soprattutto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le ICT, quelle di cui ho indicato prima tre punti, il diffondersi della comunicazione, no? Vi ricordate il fatto che diventano trasparenti gli strumenti di comunicazione e via dicendo. Cosa accade nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione? Di nuovo, di veramente nuovo oggi rispetto al passato. Accade che questi strumenti, questi dispositivi, queste forme di comunicazione oggi si sono trasformate in un vero e proprio ambiente. Noi oggi non viviamo più soltanto
nell'ambiente reale, quotidiano, offline, come si dice, nell'ambiente in cui noi ci troviamo in carne ed ossa. Io posso se mi fa arrabbiare, uno schiaffone a Franco Petrini e lui a sua volta mi ricambia altrettanto amichevolmente. Noi oggi viviamo, proprio grazie a questi dispositivi, anche in ambienti cosiddetti virtuali. E proprio questi dispositivi ci danno accesso a tali ambienti. Questo è il punto, questa è la novità. Cosa voglio dire? Si parla tanto oggi di reti sociali, di social network. Cosa sono? Non sappiamo, cose che ormai da più di un decennio sono pane quotidiano, anzi adesso anche cominciano anche un po' a passare di moda per altre mode che stanno sopravvenendo. Sono occasioni, opportunità di realizzare relazioni, di entrare in rete, di sperimentare la nostra socialità, ma non faccia a faccia, non direttamente, ma appunto in un ambiente, in una dimensione che è altra, che è terza, a cui noi accediamo, ripeto, attraverso determinati dispositivi. Anche qui vale quello che dicevo all'inizio: questo ambiente, questa realtà molto spesso è più attrattiva, più significativa, più importante, o è percepita più importante della realtà quotidiana. Ragion per cui, che ne so, un ragazzo bullizzato sui social davvero se la prende molto di più, se non addirittura giunge a gesti sconsiderati, di quanto noi ce la potessimo prendere quando eravamo presi in giro dai nostri compagni di scuola. Lì li mandavi al diavolo e buonanotte. Invece, con il discorso della viralità, con il discorso della struttura di questo ambiente virtuale, le cose cambiano in maniera decisamente molto significativa. Appunto, la comunicazione oggi è diventata ambiente e noi viviamo in molteplici ambienti. Noi siamo ormai costretti a vivere in molteplici ambienti. Io ho lasciato stamane mio padre di 90 anni, il quale continuava a dirmi: ah sì, io adesso devo andare in posta a pagare questa bolletta. E io gli dicevo: guarda, fatti l'home banking per favore. Peccato che lui ha perso il momento in cui c'era l'alfabetizzazione di internet della prima generazione, internet, quindi internet tradizionale, internet sociale. Adesso siamo addirittura all'industria 4.0, quindi più neanche al terzo stadio. Ormai siamo costretti a fare determinate cose, ad agire in questi determinati contesti virtuali, e con ciò dobbiamo fare i conti. Allora, mi avvio alla conclusione. Che ci azzecca tutto quello che vi ho detto con il nostro interesse, la nostra missione, il nostro lavoro, il Centro Nazionale del Volontariato? Beh, io potrei tranquillamente giustificarmi per quello che ho detto, rispondere alla domanda che mi sono fatto dicendo: ecco, vi ho descritto non solo il futuro prossimo, ma il futuro presente. Vi ho descritto la situazione attuale con quelli che sono gli sviluppi che già si intravedono per quanto riguarda il futuro prossimo, che sono sviluppi di carattere, ripeto, tecnologico, non tanto e non solo tecnico, cioè sono quegli sviluppi in cui finiscono per agire le macchine, i dispositivi, per agire con un crescente, con un certo grado,
crescente, sempre più crescente, di autonomia. Questo è il futuro prossimo. Ci troveremo a dover fare i conti con dispositivi, con macchine che saranno sempre più autonome e che agiranno facendo tutta una serie di cose, in certi casi sostituendoci. Già adesso io ho partecipato negli ultimi 6 mesi a 2 convegni di associazioni professionali nazionali, uno organizzato dall'Ordine Nazionale dei Commercialisti. Sono disperati, perché ormai la dichiarazione dei redditi la fa la macchina, la fanno determinati programmi più precisamente. Quindi il futuro qual è della professione? E un altro organizzato dall'Ordine Nazionale dei Medici, i quali si ponevano un'altra domanda: non avremo ancora un futuro? Per la cronaca sì, c'è certamente ancora un futuro anche per i commercialisti, perché la creatività, la capacità interpretativa dell'essere umano non verrà mai meno e non potrà mai essere sostituita dalle procedure di un apparato tecnologico o di un determinato programma o di un determinato algoritmo. I medici invece si domandavano: ormai noi interveniamo, lavoriamo, svolgiamo la nostra attività, soprattutto i chirurghi, soprattutto anche i medici di base, attraverso tutta una serie di risultanze dei dispositivi tecnologici. Ma la domanda è: ci possiamo fidare delle macchine? Ci possiamo davvero fidare di tutto? Cioè, i dati che esse ci propongono sono davvero oggettivi, degni di fiducia? O richiedono una interpretazione, una verifica, un controllo da un'altra parte, e questo può essere soltanto fatto dagli esseri umani? E come questo può essere fatto? Vedete, cambiano gli scenari anche a livello professionale, quindi non è soltanto il banale discorso: ah, le tecnologie nei loro sviluppi, le macchine sostituiranno il lavoro dell'uomo e poi noi saremo in panciolle a giocare a 3-7. No, non è così. Non è così semplice, non è così banale. Le nostre stesse attività dovranno modificarsi, sono già modificate, si stanno già modificando, proprio interagendo con l'agire delle macchine. Quelle macchine che siamo noi a programmare, quelle macchine che siamo noi ad attivare, poi più o meno vanno autonomamente. Per adesso siamo ancora in grado di spegnere. Questo è il primo risultato: non più azione ma interazione. Secondo risultato: comunicazione non più come qualche cosa che si realizza tra soggetti, tra realtà, tra esseri più o meno presenti o tra esseri viventi, ma comunicazione come ambiente. Ambiente. Tutto quel discorso che faceva all'inizio, per cui siamo ormai immersi in un'atmosfera in cui c'è un'overdose di notizie, di questioni, ognuno basta che sia presente con la sua dichiarazione Facebook, il suo tweet, eccetera, eccetera, è il modo in cui si costruisce, si sviluppa, si anche diventa pericoloso un modo di comunicare che si è ormai fatto ambiente, cioè l'aria che respiriamo. Perché pericoloso? Perché dato che non abbiamo il tempo di verificare, è molto facile che le notizie possano essere false o mezze vere o imprecise, proprio per la velocità con cui sono sviluppate, o perché ce ne sono tante. Ecco allora il famoso discorso delle fake news. Ecco allora il problema, il modo in cui altre categorie professionali, in questo caso i comunicatori, i giornalisti, devono interagire con il nuovo scenario. Perché i giornalisti ormai non devono cercare notizie, queste ci sono già, sono date in vari modi, in maniera... Trump ci
ci dice che cosa ha pensato nell'ultimo istante. Interazione, comunicazione con come ambiente. Come cambia tutto questo per noi? Come cambia tutto questo per quanto, come cambia il nostro lavoro, la nostra attività? Quale significato ha per noi questo scenario? Potrei continuare a delinearlo, ma insomma mi sono concentrato e voglio concentrarmi su questi due aspetti: interazione con le tecnologie e ambiente comunicativo. Cambia anzitutto, partiamo dal secondo aspetto. Se la comunicazione è ormai un ambiente, bisogna presidiare tutte le diverse sfaccettature di questo ambiente. Bisogna essere presenti in ogni aspetto di questo ambiente. Bisogna fare in modo che l'attività che viene compiuta, che viene fatta in maniera gratuita, in maniera volontaria, sia una attività presente non solo nel concreto, nel reale, nella situazione di bisogno reale concreto, ma anche per quanto riguarda le altre esigenze che pure il bisognoso ha. Mi spiego meglio. Provate a salvare un migrante, portatelo ad un centro di accoglienza, vabbè, adesso non ci sono più, non dandogli uno telefono cellulare, uno smartphone. Forse è ancora più fondamentale del pane per lui, cioè adesso sto esagerando ovviamente, però è altrettanto, questo me lo concederete, fondamentale per noi, per lui, la sua capacità di mantenersi in relazione attraverso lo strumento tecnologico. Capite? Cambia il senso del bisogno, cambia la geografia e la percezione del bisogno. Non basta dare solo il pane, bisogna dare anche, e non basta dare solo il senso, il significato della vita attraverso la propria attività, ma bisogna dare e gestire anche il senso, il significato che viene trasmesso, veicolato attraverso i dispositivi tecnologici. Bisogna essere presenti anche lì. Bisogna tener conto che il bisognoso ha bisogno non solo del sostentamento o dell'aiuto di vita, ma ha bisogno anche di quel qualcosa di immateriale che gli è offerto dagli ambienti comunicativi, dagli ambienti tecnologici in cui anche lui è inserito. Non bisogna salvarlo solo nella vita reale, bisogna salvarlo anche nella vita virtuale, se vogliamo riassumere con una semplice frase. L'altro aspetto, le tecnologie servono per gli strumenti tecnologici, le tecnologie sono un ambito di azione. Quello che noi facciamo non è più agire, ma è interagire. Ecco, questo è un altro elemento fondamentale. Che conseguenza ha la messa a fuoco di questo elemento per la nostra attività e il nostro discorso? E così concludo davvero. Senso molto chiaro, molto preciso.